Bentrovate e bentrovati, sono Mafalda Brancaccio, responsabile editoriale scuola primaria per il gruppo ELI. Nei prossimi minuti vi presento un nuovo corso di letture per le prime 3 classi della scuola primaria intitolato Io e te. In realtà questo titolo si va a declinare in maniera diversa da una classe all'altra, quindi abbiamo in classe prima Io e te piccola pietra, in seconda Io e te alla ricerca del re e in terza Io e te e Ark storie dall'archeomondo. Questo perché i personaggi e le storie che fanno da sfondo integratore al percorso didattico cambiano di anno in anno. Questa è una prima particolarità forte di questo progetto alla quale si va a affiancare quella di una configurazione fortemente innovativa. In che cosa consiste? Consiste nel superamento di quella che è la suddivisione canonica in volume del metodo e volume delle letture per quel che riguarda il percorso di italiano, ma il montepagine, che in genere appunto sta in questi due volumi, viene spalmato su 3 libri. Quindi avremo un libro A, che indicativamente va da settembre a dicembre, è tutto stampato maiuscolo, presenta le vocali, un primo gruppo di consonanti e un percorso di ascolto, perché chiaramente in questa fase i bambini e le bambine non sanno ancora leggere. Passiamo al libro B, nei mesi indicativamente da gennaio a marzo. Presentiamo il secondo gruppo di consonanti, le prime letture in stampato maiuscolo e affrontiamo il passaggio dal maiuscolo al minuscolo. Nell'ultima parte dell'anno, quindi indicativamente da aprile a maggio, rafforziamo sul libro C la riflessione linguistica, lavoriamo su quelle che sono le difficoltà fonematiche e ortografiche e andiamo a stabilizzare la lettura in stampato minuscolo. Concretamente, come sono articolati all'interno questi volumi? Abbiamo la presentazione, l'introduzione della lettera che stiamo per andare a presentare attraverso una doppia pagina dove vi è un estratto della storia che poi in modo integrale è presente sia sul CD audio sia sulla guida docente. Vedete in alto a sinistra un gomitolo perché le pagine che saranno legate alla presentazione della lettera e che saranno riferite al percorso di scrittura si chiameranno proprio il filo rosso della storia. Quindi questo gomitolo piano piano si andrà a srotolare. Quindi dopo la doppia di apertura andiamo a conoscere e a lavorare sul fonema grafema della lettera che stiamo presentando, in questo caso la N e la N di nuvola. Quindi, nel momento in cui ho lavorato e ho presentato la lettera, ecco che il mio filo rosso si srotola e arrivo alla doppia pagina che si intitola proprio Il filo rosso della storia, che mi propone una lettura, in questo caso un ascolto, perché siamo ancora nel libro A, che è legato al tema introdotto dalla mia parola bersaglio. Quindi questo ascolto mi parlerà di un racconto che avrà come protagonista delle nuvole, perché la mia parolina legata alla lettera N era la nuvola. In seconda e in terza, in maniera integrata, si lavora, si fa il percorso di lettura e quello di scrittura all'interno di due libri, un libro A e un libro B, che corrispondono rispettivamente al primo e al secondo quadrimestre. Questa configurazione ha un duplice vantaggio, un vantaggio di natura didattica perché sicuramente dei percorsi così integrati sono più congeniali a quelle che sono le modalità di apprendimento dei bambini e soprattutto aiutano a tenere alta la loro attenzione e la loro curiosità. C'è poi un vantaggio meramente pratico, nel senso che avremo degli zaini più leggeri perché porteremo a scuola un libro alla volta. Il tema della narrazione, così importante in questo corso, in tutti e 3 gli anni, e queste storie che hanno un impatto emotivo molto forte, un coinvolgimento emotivo molto ampio, sono veicolate in classe prima da questo strumento, prezioso e particolare strumento, che è il grande libro di piccola pietra. Che cos'è? Una sorta di flip poster di dimensioni comunque tali, come fosse proprio un grande libro, quindi facilmente trasportabile, che è stato fatto con tutta una serie di soluzioni cartotecniche, per cui il tema della scoperta e dell'incontro, così fondamentale in classe prima, è veicolato proprio da questi meccanismi interattivi che mi permettono di avere delle finestrelle che si aprono, delle dune che si alzano e piccola pietra scopre di volta in volta le orme a quali nuovi amici appartengono, dalla ruota delle emozioni che gira. Grande importanza l'educazione civica in tutti i volumi del corso. In più ci sono però dei volumi dedicati, strettamente dedicati a questa materia e strettamente legati agli sfondi integratori. Si parla di diritti e doveri, del valore della diversità intesa come unicità e dell'inclusione e poi chiaramente le 3 macro aree dell'educazione civica. Al piede delle pagine sempre l'indicazione degli ambiti disciplinari per la programmazione.
La matematica riveste una grande importanza in questo corso, è una matematica molto laboratoriale, è una matematica che utilizza anche tanto l'approccio ludico, quindi si fa matematica, lo si fa in modo piacevole e inclusivo. Largo uso viene dato anche al ragionamento e alla logica. I numeri vengono presentati anche attraverso una filastrocca che cresce nella quantità, così come crescono i numeri. La filastrocca può essere memorizzata proprio come fosse una conta, da usare poi in classe durante il gioco, come viene spiegato poi nella guida docente. Fin dalla classe prima, vi è la proposta su un dispiego di pagine importante, di un percorso specifico sui problemi. Il testo problema viene affrontato proprio in maniera, logico-linguistica, si chiede alla classe una lettura del testo problema partecipata consapevole, per cui si arriva a quella che è effettivamente una procedura esperienziale per via via, in modo graduale, appunto, riuscire a risolvere i problemi. La didattica laboratoriale è presente anche nella sezione di geometria, di spazio e figure, quindi si costruiscono quelle che sono le prime figure piane, sia con oggetti facilmente reperibili sia con il corpo. Anche nelle altre discipline l'approccio laboratoriale è fondamentale. Si inizia ad introdurre anche gradatamente quello che è il lessico delle varie materie e in prima e seconda, per storia e geografia, si insiste tantissimo su quelle che sono gli indicatori spaziali e temporali, quindi sulle nozioni di spazio e tempo. Anche i percorsi STEM proposti fanno uso di uno sfondo integratore, quindi avremo dei percorsi narrativi che ci fanno lavorare con le STEM. Quindi c'è una storia, ci sono dei personaggi che si mettono nei guai o devono risolvere un problema attraverso delle attività legate alle discipline STEM che sono sempre proposte sotto forma di sfida, si arrivano a superare appunto i vari problemi o a uscire dai guai. Mi avvio alla conclusione. Facendovi vedere la configurazione dell'intero pacchetto, in classe prima abbiamo il volume dell'accoglienza in formato album, che è un volume che consente proprio una conoscenza reciproca docente-alunno ed è un volume dove l'alfabetizzazione emotiva è importantissima. I libri A, B e C, il quaderno di scrittura, da un lato stampato e dall'altro corsivo, l'educazione civica, la matematica e le altre tre discipline con le STEM. In seconda il libro A e il libro B, l'educazione civica, il volume di riflessione linguistica, dove vi è un approccio prevalentemente induttivo, la matematica, storia, geografia e scienze, il volume biennale, in questo caso di STEM. In terza, libro A, libro B, educazione civica, riflessione linguistica e le discipline sono suddivise in ambito scientifico e antropologico. Per il docente, in classe prima, il kit per la valutazione con indicazioni pratiche, teoriche, numerose schede fotocopiabili di tutte le materie, questo prezioso strumento che è il grande libro di piccola pietra, una guida di oltre 500 pagine, percorsi semplificati di tutte le materie, due alfabetieri murali, uno fonetico e uno sillabico, e anche il libro digitale con all'interno Ristorante Bella Scuola, che è un ambiente di apprendimento interattivo. Anche in seconda e terza il kit per la valutazione, poi abbiamo una guida per anno e per materia con all'interno i percorsi semplificati disponibili comunque anche a parte. Io con questo ho concluso. Per qualsiasi necessità o domanda, scrivetemi all'indirizzo email che vedete sulla slide e sarò felice di rispondervi. Grazie infinite per l'attenzione e buon lavoro.